Comune di Besozzo per una presentazione del libro Io e Lucio Battisti, ma anche per un concerto. La particolarità del libro di Pietruccio Montalbetti è il raccontare il Lucio Battisti che pochi o nessuno conosce, quello degli inizi. Che tipo era Lucio Battisti? Ma il motivo per cui ho scritto questo libro, e ci ho messo un po' di tempo per decidermi, è per sfatare certe malelingue, certe cose sbagliate che sono state dette, come ad esempio l'avarizia, che viene confusa con la parsimonia, il fatto che lui appartenesse e finanziasse Ordine Nuovo, che non era assolutamente vero. E era una persona deliziosa, molto timida, molto schiva. E quando ha cominciato a scrivere canzoni e ha dato canzoni ad altri che avevano successo, un giorno venne da me e mi disse: guarda, mi chiamava Pedro, sono costretto a cantare le mie canzoni perché meglio di me non le canta nessuno. Essendo arrivati noi primi al successo e lui avendo respirato un'atmosfera strana nei nostri confronti, nel senso che vedeva la gente che ci fermava, a lui piaceva questa cosa, ma nelle nostre confidenze io avevo capito che lui questa cosa qua non l'avrebbe sopportata. Quando ha iniziato a cantare le sue canzoni, cosa che la ricordi non voleva, mi chiese se per caso lo potevo dissuadere, gli dissi: Lucio, guarda, stai attento che nel momento in cui tu comincerai a cantare le tue canzoni dovrai condividere la tua vita con altri. Difatti ha durato un po' di tempo, dopodiché lui voleva, le sue aspirazioni erano esprimere quello che aveva dentro di sé, l'ha fatto grazie a Mogol, che è riuscito ad aprire una cassaforte fantastica, avere una famiglia, una casa col giardino. Fare la rockstar non è una cosa facile, lui non sopportava questa cosa, si negava, non gli piaceva essere popolare e quindi si è ritirato perché voleva condurre una vita semplice. Ecco, tu nel libro ricordi come le prime canzoni di Lucio non fossero granché, ma allora qual è il segreto del mito di Lucio Battisti? Ma le canzoni che mi piaceva ascoltare, mi diceva: Pedro, ti piacciono le mie canzoni? E io mentivo perché gli volevo bene, mi era simpatico, mentivo perché erano veramente delle, come si dice a Milano, ciofè, che erano veramente canzoni mediocri. E il segreto è che lui diceva: io ho dentro di me qualche cosa che non riesco a esprimere. Il segreto sta nel fatto che aveva dentro una grande potenzialità e Mogol, pur non essendo un musicista, non sa suonare, non sa... è scordato, è stonato, ce le ha tutte, ma aveva l'intuito e ha capito come aprire questa, ha trovato la combinazione 6, 1, 3, 4, 5, 1, ha aperto la cassaforte e da lì pian pianino è uscito tutta la sua creatività e devo dire che molti si arrogano il fatto di averlo scoperto, ma qua chi l'ha scoperto lui deve ringraziare se stesso, una certa Christine Leroux è stata la prima persona che l'ha aiutato credendo in lui, Mogol, e deve aiutare me e la mia famiglia che l'abbiamo sostenuto psicologicamente in una Milano per lui sconosciuta, dove viveva in un monolocale e dove come punto di riferimento aveva me, mia madre e mio fratello e mio papà, e mio fratello poi è diventato il suo fotografo ufficiale. Tutte le copertine sono firmate Cesare Monti Montalbetti, che è mio fratello. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a nome degli amanti dei libri a questa bellissima serata letteraria e anche musicale. Per la prima volta abbiamo deciso di fare una serata un po' diversa, al di là e non solo quindi una presentazione di un libro molto bello peraltro di Pietruccio Montalbetti, una biografia su Lucio Battisti, ma abbiamo voluto anche che Pietruccio Montalbetti ci facesse sentire un po' le canzoni sia di Lucio Battisti che quelle di Dick Dick e anche di altro, perché stasera sarà una serata, mi hanno già detto, di improvvisazioni, di dialogo con il pubblico, quindi vi invito a cantare anche, facciamo questa sera veramente, lasciamo da parte ogni formalismo, ogni formalità e scateniamoci pure, c'è lo spazio, c'è, quindi c'è tutti gli ingredienti giusti per passare una bella serata. Volevo appunto ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa serata, perché una serata sembra semplice da organizzare, in realtà è molto complessa, quindi ringrazio di cuore tutti gli sponsor che hanno dato il loro contributo, ringrazio il Comune di Besozzo che ci ospita in questa cornice particolare che è il cortile del Comune e ringrazio, consentitemi, tutti il team degli amanti dei libri,
molti sono presenti questa sera, alcuni non ci sono, ma veramente inviterei a fare un applauso agli amanti dei libri per poter venire. E buona serata, cedo il microfono ad Angelo Machiavello. Perfetto. Allora, Pietruccio e io ci conosciamo da 30 anni e io sono qua anche come corresponsabile di questo libro, perché sono quello che gli ha cominciato a rompere le scatole dicendo lo devi assolutamente scrivere, perché di Battisti più o meno tutti sappiamo tutto, ma non sappiamo nulla del Battisti prima che diventasse Battisti. Voglio dire, Battisti diventa Battisti arrivando a Milano, cominciando a fare la gavetta come si faceva una volta, suonando in posti molto strani, conosce nel primo giorno, secondo giorno che qua Pietruccio, e i due diventano amicissimi. Il libro vi racconta una storia di una grandissima amicizia, ma soprattutto vi racconta quel Battisti che non è ancora un Battisti di grande successo, è un Battisti che a loro fa quasi da autista, perché di lì che in quel momento sono già primi in classifica, è gente che la musica la conosce bene, fanno serate, fanno concerti e hanno questo ragazzo che li segue. Inizia, loro fanno sempre una battuta nei loro spettacoli e io la rifaccio mia, facendo da loro autista, e poi dopo qualche anno loro diventano gli autisti di Battisti. Questa è un po' la loro storia. Il libro è fantastico perché è un libro vero, cioè quando lo leggerete vi renderete conto che non è scritto da uno che conosceva per caso. Io ho letto l'altro giorno un altro libro, non faccio il nome di un artista che raccontava un altro artista, i due si erano visti tre volte, cioè li raccontava, li potevo raccontare anch'io un sacco di loro. Poi invece gente che sono personaggi che hanno vissuto insieme tutta una serie di cose. Allora a Pietruccio inizierei subito chiedendo cos'è la cosa di Battisti che ti è piaciuta di più. Ma Battisti aveva un fascino suo particolare. Io sono entrato subito in sintonia ed è nata subito quella che si chiama empatia. La prima volta che l'ho visto mi è rimasto subito impresso e aveva un viso, era bello, cioè io sono un eterosessuale, però quando vedo le cose belle, anche gli uomini belli, mi piace guardarli, cioè quando uno è bello è bello. Ed è nata questo rapporto di amicizia, di solidarietà, di due ragazzi, all'inizio eravamo anche noi dei poveracci, due ragazzi che avevano molte cose in comune che vi racconterò. Beh, tipo la stessa estrazione sociale, la stessa cultura. Mio padre era mutilato, suo padre anche. Sua madre adorava suo figlio, mia madre anche, ci chiamava i suoi bambini. Avevamo tutte e due voglia di esprimerci in qualche cosa, eravamo proletari, eravamo non sottoproletari, ma eravamo tutte, avevamo delle cose molto simili. Abbiamo fatto degli studi simili, lui era geometra e io perito. Io potrei fare 10.000 domande a Pietruccio, però se io gli faccio le domande lui poi non suona i pezzi, e quindi siccome sono noioso le mie domande, io direi lui fa i pezzi, poi verso le 3 di notte torno, faccio altre domande e ve lo porto via. Ok. Allora, grazie. Grazie Angelo, veramente io ho una vita nella mia vita. Ho un compagno, il mio braccio destro, che è Alberto Civarrossi, con il quale, che è diciamo un amico, ma un vero amico, è anche un Machiavello, pensate che potrebbe essere mio figlio, però invece è un vero amico, una persona su cui l'amicizia è una parola che si adopera un po' troppo casualmente. Questo è il mio amico. L'amicizia è una cosa molto più profonda, un'amicizia magari non ci si vede, non ci si frequenta, ma tu sai che c'è, se nel momento del bisogno sai che c'è. Va bene, adesso io volevo cominciare in una maniera particolare, non vi parlo di Lucio Battisti, ma vi parlo di un'altra cosa, cantandovi una canzone di Battisti che io amo molto. E quindi volevo fare un omaggio alle donne con questa canzone, prima di partire, ma sempre con Battisti. È una canzone molto delicata che racconta la storia di quattro donne che hanno avuto veramente dei problemi nella loro vita. Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te,
tanto pensi al mondo mai per vedersi lontano. Per te che di mattina tu ne andassi tua per te. Per strada più nessuno ha freddo e più di te. Per te che metti sole accanto a lui che dorme. Aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che fare. Anche per te vorrei morire, io morire non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, e così io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quelli che avrei affidato a me, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Vesti lo accompagni a scuola, il tuo lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, e tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire, io morire non so. Allora, io mi sono deciso a scrivere questo libro per, come è stato come una specie di dovere nei confronti di una persona a cui ho voluto bene. Innanzitutto cominciamo a partire da come l'ho conosciuto. Era il novembre del 1964, Ricordi era quella che vendeva gli organi, era un ottimo cliente l'arcivescovato. Allora il parroco della mia chiesa lo conosceva, il segretario del vescovo, che allora era Cardinale Montini, e ci fece una lettera. La lettera diceva semplicemente così, diceva tante cose, come stai, ti fa Donaggio, dai Donaggio, tutto bene, così. Ti raccomando questi ragazzi perché sono dei buoni parrocchiani. Tutto lì, la nostra raccomandazione, la nostra vita è stata solo quella. E la prima persona che ho visto nel chiaroscuro, che ho sentito, era il suono di un pianoforte. Mi sono avvicinato e c'era questo ragazzo abbastanza magruzzo, così, con questa testa riccioluta, e mi ha chiesto: tu chi sei? Ma io non ci conosco ancora di lì. Ma io sono, faccio parte di un complesso, nel frattempo arrivavano i miei compagni, e tu mi chiamo Pietruccio e quello è un provino. Tu come ti chiami? Beh, mi chiamo Lucio Battisti. Lucio Battisti allora era come dire Giovanni Ferrini, non so. Lucio Battisti, e niente, voglio fare l'autore, suona in un'orchestra, nasce subito quella che chiamo empatia immediatamente, fa il suo provino, poi lo accompagno in centro, lui abitava in centro, e dopodiché scompare dalla mia vita. Però adesso vi canto una canzone con la quale noi siamo arrivati ai primi versetti. Cielo grigio
grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, un po' di blu, dove il blu non c'è, dove il blu non c'è, cerco il soffreddo, tanto freddo, sai, fuori e dentro me, il sogno California, California, e un giorno io vedrò, entro in chiesa là, io cerco di parla, il libro è Io e Lucio Battisti, vuol dire che vi devo raccontare anche io delle cose mie e insieme a Lucio Battisti, poi vi racconterò anche degli aneddoti che sono molto semplici, ma ad esempio noi siamo nati in un periodo durante il quale attraverso la musica noi di Pink, ma anche Lucio Battisti, infatti questa è un'altra canzone di una delle prime, durante il quale attraverso la musica si cercava di cambiare qualche cosa nella nostra società. Nasceva, ideata da quello che poi sarebbe divenuto il nostro produttore, un certo Giulio Rapetti Natte Mogol, una linea di tendenza, si chiamava la linea verde. Perché linea verde? Linea sta per rinnovamento e verde sta per speranza. Qual era lo scopo di questa linea verde? Era quello di raggruppare musicisti, cantanti, compositori, tutti con lo stesso obiettivo, ovvero sia cercare di creare un mondo più in armonia con l'uomo. Sono state scritte tante canzoni, ce n'è una che è scritta Battisti Mogol. Allora, questa è una canzone che è un po' la rappresentazione di questo periodo, perché ascoltate le parole. Una voce sta cantando, ma sono pochi ad ascoltare. I gabbiani stanno gridando. Con noi e così.
Allora, andiamo a registrare Sognando la California, che diventa poi una grande hit. Dietro Sognando la California c'era una canzone che era di Battisti, una delle prime canzoni che aveva un po' un sapore Dylan, l'unica canzone che aveva un sapore un po' straniero. Facciamo così. Dolce di giorno, fredda di sera, si tu ogni volta cambi bandiera, ma ho già deciso che questa è l'ultima volta che esco con te. E queste sono due canzoni che raccontano la prima di uno che non ha il coraggio delle sue azioni e scrive una lettera e fa. Cara, cara, sono le 8 del mattino. Sono le 8 del mattino e tu ancora stai dormendo. E tu ancora stai dormendo. Ho già fatto le valigie e adesso sto scrivendo questa lettera per te, ma non so che cosa dire, è difficile spiegare perché anch'io non so capire. Non ti svegliare mai.
stai tremando, i miei occhi stanno piangendo, ma mi sembra di strappare qualche cosa dentro me. Ma se guardo quella porta, io la vedo già aperta ed ho voglia di fuggire, di lasciare dietro me tutto quanto insieme a te, partire solo. E quando salza il vento, dove vado non lo so, tanto male ti farò. Non ti svegliare mai, non ti svegliare mai, non ti svegliare mai. Mogol cosa ci ha messo? Ci ha messo del suo, ma tanto del suo, perché racconta la storia di, una disperazione di un uomo, ma non viene descritta con le solite parole: ah, quest'uomo, questa donna mi ha lasciato, come soffro, ne ho il mal di cuore. No, viene descritta attraverso il degrado della sua casa. E la casa della canzone fa così. Una zanzara che vuol proprio massacrare. L'erba è alta ormai, lo so, e dovrei buttare il velo, quanta polvere c'è dentro casa, è tutto un velo, la cucina guarda che cos'è. Ho la barba lunga come tu.